10 anni lasciò il lavoro dal barbiere. A 13 anni un baby killer di mestiere, portava ordini e sentenze, portava pacchi ed altre essenze, col motorino e il suo cannone, girava come un ape col suo pungiglione. A 15 anni era già il boss del suo quartiere. A 15 anni nessuno gliela dava a bere, dai negozianti ai trafficanti, dai travestiti agli ambulanti, prendeva un reddito puntuale, chi non pagava allora si voleva male. Avevo un nome ed un cognome, ma lo chiamavano Ali Zaza. 40 erano i suoi compagni, tutta la banda, l'intera banda carità. A 18 anni fece uno sgarro a un pezzo grosso. A 18 anni fu battezzato con il fuoco, venne attirato in un tranello, un chiarimento al vecchio macello, c'era un garante e un ostaggio, non gli bastò solo il suo coraggio. Aveva un nome ed un cognome, ma lo chiamavano Ali Zaza. 40 erano i suoi compagni, tutta la banda, l'intera banda carità. Dopo tre anni che scommetteva d'averlo visto al casino di Monte Carlo, in un bordello a San Domingo. Non c'era il corpo, non fu mai trovato nell'imboscata in quel massacro, ma anche questo io ve lo giuro, non lo darei mai per sicuro.